Ciao a tutti e benvenuti. Io sono Dario Vero ed oggi sono qui a Studio Compresso per mostrarvi e presentarvi il favoloso Eventide Eclipse. Benvenuti a bordo. Eclipse è il diretto discendente di H3000, DSP4000 e Orville. Da oltre due decadi, Eventide caratterizza il sound dei più importanti chitarristi, esaltandone la creatività con soluzioni rivoluzionarie e flessibili. Con Eclipse, l'utente più esigente avrà a disposizione 120 algoritmi, più di 500 preset, un potentissimo looper e una potenza di calcolo 5 volte superiore all'H3000. Tutto nello spazio di una sola unità rack. Grazie al nuovo sistema operativo, Eclipse migliora ulteriormente rispetto alla precedente versione software. Inoltre, la latenza MIDI è stata notevolmente ridotta, rendendo possibile un cambio di preset ultraveloce. Eventide Eclipse, infatti, è completamente pilotabile tramite pedaliera MIDI. In aggiunta, il sistema operativo 4.0 incorpora tutti i preset e gli algoritmi dei pedali Mod Factor e Time Factor. Da questo momento scopriremo insieme i suoni e le caratteristiche principali di questa macchina. L'Eclipse, grazie a un potente processore dual engine, è in grado di caricare fino a due algoritmi in contemporanea. Ciascun algoritmo è composto da uno o più effetti: shifter più reverbero, multi-shift più delay più modulazione, reverse più delay e anche noise gate, compressori, filtri passabanda, preamplificatori, whammy, wah e moltissimi altri. Ciascun parametro di ciascun effetto è modificabile e personalizzabile. Questo rende possibile la creazione di un vero e proprio arsenale di effetti personali. Ciascun effetto è facilmente salvabile all'interno della macchina o su semplici memory card. Ma passiamo all'ascolto. Il primo effetto che ascoltiamo è un reverbero, il numero 273, Black Hole numero 2. Ascoltiamolo. Eclipse nella mandata effetti dell'ampli.
Il programma numero 273, Black Hole 2, non è altro che la somma di due algoritmi di reverbero chiamati Deep Chorus. Questi algoritmi in serie sono posizionati, come vediamo, sul blocco A e sul blocco B. Siamo di fronte ad un insieme di due reverberi. FX A ed FX B. Ciascun effetto può essere acceso o spento a nostro piacimento, proprio come stiamo facendo in questo momento. Clicchiamo su Edit FX A per gestire i parametri del primo algoritmo Deep Chorus. Con l'apposita manopola interveniamo sul livello dell'effetto, la sua diffusione, la grandezza dell'ambiente, torniamo ad un ambiente più grande. Come potete vedere ed ascoltare, stiamo intervenendo su ogni parametro dell'effetto con grande facilità ed estrema precisione. Col tasto Parameter a sinistra e in basso rispetto alla manopola, che è questo qui, possiamo navigare all'interno della schermata relativa al routing dell'effetto. Duale. Dual mono. Crossfade. Ora selezioniamo Levels per stabilire la quantità di effetto nel mix e il livello dell'effetto. Naturalmente a ciascuna modalità corrisponde un suono e una resa diversa dell'effetto. In questo specifico caso del Black Hole numero 2, la modalità in serie conferisce un suono maggiormente reverberato e più lontano rispetto alla modalità in parallelo, che restituisce con maggiore fedeltà l'attacco della corda e il naturale decadimento dell'onda. In questo momento sto lavorando sul secondo Deep Chorus, posto in coda rispetto al primo. Dell'effetto originale e del suono di partenza è rimasto solamente il reverbero lungo. Modificando i parametri abbiamo ottenuto un interessante e piacevole effetto di vibrato. A questo punto non ci resta che salvare il nuovo effetto, rinominandolo e salvandolo all'interno della macchina. Le posizioni di memoria da 0 a 99 sono dedicate all'utente. Optiamo per la posizione 009 con il nome ABC e salviamo. Richiamando il numero 009, ritroviamo il nostro suono personale. La grandissima facilità d'uso e la totale flessibilità ci permettono di creare, disegnare ed inventare nuovi effetti e nuovi suoni. Possiamo quindi dare spazio alla nostra creatività ed alla nostra inventiva. Altra nota lieta, tra le novità apportate alla nuova versione software non possiamo non parlare dei convincenti programmi di emulazione per chitarra. Ne abbiamo scelti per voi due. Ascoltiamoli. Thank you.
Per concludere, siamo di fronte ad una macchina altamente professionale destinata all'utilizzo in studio, ma anche al live per il musicista più esigente. Grazie per averci ascoltato e al prossimo tutorial!